un problema serio, nel senso che parlare della Madonna delle volte causa anche dei dissensi, perché guai a chi tocca la Madonna, e questo è bello, guardate, è bello, no? Quando uno semmai dice qualcosa di diverso sulla Madonna, e la gente semplice non sempre capisce, perché per la gente semplice, per la gente che ha la fede semplice, che non è complicata nella vita, la Madonna è la madre, ma è anche la regina del cielo, la regina dell'universo. E la Madonna, regina, non so se può attirare tutti. Quando dobbiamo predicare, annunciare la Madonna, dobbiamo stare molto attenti. Lo hanno detto sia Paolo VI nell'enciclica Marialis Cultus, il quale disse che occorre abbandonare certe immagini soggette all'usura del tempo, bisognose di un rinnovamento, no? E il Concilio Vaticano II, nella Lumen Gentium, al numero 67, vi dico i numeri così chi vuole può andare ad approfondire, esorta, dice il Concilio, esorta caldamente i teologi e i predicatori della parola divina ad astenersi con ogni cura da qualunque falsa esagerazione, come pure da un'eccessiva grettezza di spirito nel considerare la singolare dignità della Madre di Dio. Ed ecco qui che ritorna quello che ci ha detto Santa Teresina di Lisieux. Maria, ve lo voglio rileggere questo passo, è chiaro che la Santa Vergine è la regina del cielo e della terra, ma ella è più madre che regina. È bene che si parli dei suoi privilegi, ma non soltanto di quelli, perché non succeda che ascoltando una predica uno è obbligato a dire semplicemente oh, oh, cioè a vedere questa grandezza, ma poi a sentirla lontana questa Madonna. È in questo senso che l'esortazione del Concilio Vaticano II, l'esortazione di Paolo VI, ma anche di tutti i pontefici, va intesa. Maria va presentata senza alcuna falsa esagerazione. E quando, per esempio, Papa Francesco ci dice che uno solo è il Redentore, e questo è vero, teologicamente solo Cristo è il Redentore, non nega però il ruolo importante, fondamentale della Madonna, che in un certo senso ha aiutato a corredimere il Figlio con il suo sì, con il suo fiat, quel fiat che in un certo senso Maria ha vissuto fino e non soltanto al Calvario, ma anche dopo, nel tempo della risurrezione del Figlio. Allora Maria è sì regina, Maria sì è grande, ma Maria è madre soprattutto. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!